Pronto? Niente, dobbiamo aspettare qualche istante. Salve, buongiorno, sono Tonio degli Amici della Sud di Ciao Tonio, Bari-Manina. ciao, ciao. Saluto l'ospite. Ciao Tonio, ciao. Enzo, per quanto riguarda il prezzo del Bari, Sì. sulla Repubblica c'era stato scritto un articolo dove c'era il valore della squadra del Bari dai 10 ai 12 milioni di Scrivo io, euro. quindi ricordo di averlo scritto, sì. Appunto, Sì, e quello è il prezzo, credo, 10-12 milioni di appunto. euro. No, siccome non si sapeva Al quant'era, netto dei debiti, addirittura diciamo, eh. Mattei dice che lo devono lasciare a qualsiasi prezzo. No, non ha detto questo, No, no. Ho eh. detto che desidererei. Tu, ma bisogna vedere se la proprietà è d'accordo. Poi per quanto riguarda se il Bari paga l'iscrizione e tutti i debiti, voi addirittura non venite più allo stadio. Ma questa è una provocazione che stai facendo, Mattei. Io posso essere libero di fare tutte le provocazioni No, che va bene, riguardano se me tu non vieni più stesso. allo stadio, tu e tutti quelli che hanno firmato, se il Io Bari parlavo a paga, titolo personale, ha nessuno. spiegato a titolo personale. Parlavo a titolo personale. Se questi giorni di patemi sono stati messi in atto con una pantomima, io non mi presento mai più allo stadio. Perché mi va bene le difficoltà, va bene le difficoltà economiche, va bene non entrare nella proprietà privata, va bene che io ritengo che la squadra si possa cedere a meno, una mia idea soltanto. Tutto va bene, ma essere presi in giro no. Perché le difficoltà ce le abbiamo tutti, siamo nel 2013, c'è una crisi economica globale, anche quello fa la sua parte. So che non vengono pagati stipendi di nessuno da mesi, ci sono i dipendenti del Bari che non vengono pagati da 4 mesi, di uno ne ho la certezza diretta. E allora se uno sta in crisi poi non tira fuori i soldi dopo, vuol dire che è in difficoltà. Ecco perché dico, anche se la squadra vale 10-12, se uno è in difficoltà ed è sull'orlo del fallimento, chi compra generalmente in questi casi fa un affare, no? È tipico, se uno ha da svendere una casa perché ha dei debiti, è chiaro che se la casa vale 800, se l'altro è abile e gli mette i soldi in mano, può darsi che a 500 la porta Questa è via. una legge di Questa è mercato, una legge è una del legge di mercato, per cui io mercato, eh. ritengo che la richiesta è quella, e se è vero che la società sta fallendo, la proposta può essere anche diversa. Ma a me non me ne frega niente, se la voglio vendere qui, basta che la vendano, basta che non Sei perdiamo il stato chiaro, titolo. sei stato chiaro. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. So che molti ci ascoltano anche su Radio Bari 88.8. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Aspettiamo qualche istante. Forse il telefono è occupato, poi torniamo. Ecco qua, la telefonata. Pronto? Ciao Enzo, Ciao. sono Gennaro Baffo, saluto Roberto. Ciao Gennaro, ciao. Mi è piaciuto l'inizio di questa trasmissione con questa iniziativa che veramente dice la città, se non facciamo qualcosa si muore. Anche quello che abbiamo visto nello stadio, invece di avere uno stadio vuoto con questi bambini. Facciamo un appunto anche con quello che noi stiamo facendo in trasmissione. Con Barimania è qualcosa di bello per i tifosi perché bisogna tenere viva la città con tante Esattamente. iniziative. Sono d'accordo. Una cosa bella perché noi facciamo anche delle cose esterne, in che senso siamo stati venerdì prima della partita in albergo con Onokaka e con Garofalo e tutti Vabbè, quanti, tutti i scusa, no. stop, va bene tutto, però stiamo parlando di altro. Grazie È per tutto il buono. tuo tutto buono, Sono però d'accordo con te, va tutto stop, va bene, bene basta tutto, che si parli e che se l'importante è. ne parli. Anche perché bisogna sempre considerare una cosa, noi non dobbiamo mai rassegnarci a essere una piazza come le altre. Bari è una piazza molto forte, cioè non a caso un Garofalo gli è bastato vivere una stagione a Bari, una Non stagione si a Bari, dimentica più. anche in tono minore, perché eppure dice porterò per sempre Bari nel cuore, perché comunque la percezione della potenzialità della piazza barese ce l'hanno tutti quelli che Anche vestono quando questa questa non è maglia, presente. anche quando non è presente. Quindi vuol dire che non è. Il fuoco ce n'è abbondantemente, cova sotto la cenere. Esattamente. L'importante, noi abbiamo visto che improvvisamente col Bari di Conte, in una partita di Serie B, ci sono stati 50.000 spettatori. Io sentivo in radio l'altro giorno una partita del Verona, il radiocronista ha detto grande pubblico, 15.000 bentegodi. Cioè 15.000 bentegodi quando Bari Tra l'altro in non vanno in Serie Serie A da una vita, sono B ne stati può in fare C tanti 50.000 anni. anche in Serie B. Poi che lo standard sia 15.000, 12.000 in Serie A, 20.000, però la potenzialità, cioè se tu l'accendi questa piazza, ma l'accendi davvero come dovrebbe essere accesa, Ma è non voglia. tanto col risultato sportivo, quanto con la stabilità. Cioè, prima noi abbiamo visto Tallo parlare.
Ma io e te sappiamo bene che Tallo può darsi che resta, può darsi che va, non dipende da noi. È una bella frase per la fine. Mi perbisto a Bari. Mi perbisto a Bari, è già una grande. Siamo abituati ai calciatori che dicono è stata una bella stagione, adesso però, vado perché via. Siamo il satellite del Chievo. E essere il satellite del Chievo mi sembra un po' eccessivo per una piazza come Bari, appunto, visto che quel Verona di cui parlavo non è neanche il Chievo. Esatto. Dai, esagerato. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Marco da Bari, saluto Roberto. Ciao Marco. Innanzitutto volevo ringraziare entrambi, sia te Enzo, perché da una vita che tieni alto con le tue trasmissioni di interesse sul Bari Calcio, sia Roberto che con quello che ha fatto quando era un po' più giovincello, con quello che sta facendo adesso, aiuta tutta la piazza a rimanere fermamente. Sai qual è il paradosso? Dici bene, noi siamo in onda nella buona e nella cattiva sorte, c'è chi fa trasmissioni soltanto quando il Bari va bene, non so se l'avete notato, lasciamo bene. Però la cosa paradossale è che questo negli anni invece di essere stato apprezzato dalla società, perché comunque ne parliamo di qualcosa, si dice male purché se ne parli, si dice, perché altrimenti l'interesse cala completamente, invece siamo visti come quelli che, cioè, si pensa che noi siamo la febbre. Scusate, siamo la febbre, invece noi siamo il termometro della situazione. Forse in quest'ultimo periodo no, perché se ricordi all'incontro con il sindaco, con l'istituzione, con Antonio Matarese, apprezzò l'iniziativa, sia per la modalità, sia perché se è vero che vogliono cedere, ha capito che è una forma di pubblicità gratuita di un prodotto che si vuole cedere. E quindi ci fece complimenti sia per le modalità, sia per il fatto di averlo. Ora, quando parlano loro, io sempre mi fido fino a un certo punto. Vediamo, come si vuol dire, se Antonio vediamo, è stato sincero in quel caso, ben vengano le sue parole, ben venga quindi la chiusura, mi auguro, di una qualsiasi trattativa. Ripeto qualsiasi, perché te l'ho detto prima, microfoni spenti. Secondo me ci può anche essere un interlocutore immediato. Poi la squadra diventa molto appetibile, perché è evidente che è bonificata da tutti i debiti. Cioè, il cavallo di Troia, questo vuol dire? Quello sì, che... io penso che ci potrebbe essere qualcuno molto furbo in questo momento. Secondo me chi oggi riesce a comprare, dico una sciocchezza, che poi i numeri li diamo tanto per dare, a 8 non credo che abbia difficoltà fra 6 mesi a rivendere a 10, per dire, a chi magari ha grandi, grandi disponibilità. Vabbè. Ricordiamo sabato i banchetti in ogni quartiere di Bari, andate sul blog, avete una piantina meravigliosa che è il nostro Paul, che è il nostro pazzoide grafico che fa delle cose meravigliose, si identifica chiaramente il banchetto più vicino, si può firmare tranquillamente e entro fine campionato termineremo la petizione, che ha già dei numeri di grande soddisfazione. Speriamo bene, grazie Roberto Maffei, grazie anche a voi, noi ci ritroviamo giovedì col biancherosso degli sport, ciao. I got a feeling, ooh, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be